uno stadio, in toto a Firenze c'è questa, come possiamo dire, questo monumento che non si capisce a che cosa è un monumento, perché al di là della forza della torre della Maratona, il resto probabilmente è tutto non soddisfacente a uno spettacolo pubblico, di pubblico calcistico. Quindi credo che racchiudersi, ma anche la Soprintendenza stessa, racchiudersi col tema del monumento nazionale mi sembra un pochino azzardato. Michele, so che tu non ami molto l'argomento che adesso andiamo ad affrontare perché quando si tratta di bilanci, quando si tratta di numeri, tu non sei proprio scosso da particolare interesse perché sei più analista come da tesserino recita analista di campo. Però ho copiato un focus che ha fatto oggi Andrea Lo Sapio su tutto mercato web, secondo me estremamente interessante perché ha fatto vedere, e appena Massimo Papi può, gli ultimi anni della Valle e la metà anno di Commisso, perché ritorniamo sempre da capo a 15, senza stadio i padroni del vapore investono solo di tasca propria. Fate attenzione, 2010. Guardate la differenza fra fatturato e chiusura in positivo o in passivo. 2010, meno 9,6 milioni, soldi messi dalle casse della Valle. 2011, meno 32, soldi messi. 1,2, soldi incassati per chiudere parte del buco precedente che assomma a 43, spanna più chilometro meno. Più 1,4, per cui 1,2 e 1,4 fa 2,6. Del meno 30, del meno 43, sei a meno 40, meno 77 andando con il meno 37 del 14, meno 92, meno 100. Infatti, vedete che alla fine il fatturato è arrivato a 105 milioni. Il grosso problema della Fiorentina è che in 9 anni il fatturato, cioè quello che la società fattura, è cresciuto soltanto di 26 milioni di euro. 26 milioni di euro. Volete sapere, tanto per prendere un esempio, quanto è aumentato il fatturato della Juventus nello stesso periodo? 500 milioni circa. Bravo. Grande Ballerini, Bravo. ragazzi. A memoria. Hai visto? 500 milioni. La galleria Sospicciolo. commerciale della Juve, a cui credo manchino due soli sporti commerciali per Sì, completare mi l'anello, pare di sì, mi sì. Mi sembra, ha pare di incassato questa cifra. Soldi sì. Il extra campo. fatturato della Juventus dal 2010, pari alla Fiorentina, al 2019 è passato da 100 e qualche cosa a 600 e qualche cosa. Se hanno Ronaldo e se lo possono permettere, c'è un perché. Punto Michi. fine, non si va Ah, oltre. Michi. Ok, giusto. Cioè, questo Allora, per dire, Michele, perdonami, che gli altri padroni del vapore, non mi riferisco al calcio, devono capire che quello che sta cercando di professare Rocco Commisso è pratica, è gestione di pratica calcistica, questo intendevo. sì, no, quello assolutamente, ormai nel calcio moderno è un'esigenza impellente delle società di avere uno stadio di proprietà. Detto questo, non è che lo stadio di proprietà colma il gap con le grandi squadre, perché lo stadio di proprietà ce l'ha anche la SPAL, che è la penultima in classifica. Poi La bisogna. Juventus è vero che è migliorata notevolmente nel fatturato da quando hanno avuto lo stadio di proprietà, però è anche vero che la Juventus, grazie anche alle vittorie che fa continuamente, è un brand conosciuto a livello internazionale. Quindi bisogna, per aumentare il fatturato, bisogna anche vincere sul campo. Per Sì, vincere sul campo bisogna spendere. è corretto, ma Purtroppo è un per cane che si spendere. morde la coda. Eh sì, ma secondo il ragionamento di Commisso, per spendere io ho bisogno dello stadio, ma non dello stadio finito, perché lo ricordava correttamente Tommaso Mattei ieri sera, non Esatto. dello stadio finito, basta il progetto, cioè bastano le firme, poi tu puoi incominciare a spendere prima quello che poi lo stadio ti darà. La Juventus Le ha fatto così, prima che famose fosse previsioni di bilancio. Esatto, prima che fosse tutto pronto aveva cominciato a spendere. Enrico, dimmi.
Il problema, sai qual è, Giorgio? È che sappiamo che in Toscana, a Firenze in particolare, si parla di stadio da ormai da 20 anni e non si arriva a compicciare nulla. Alla culla. Se anche se avesse la volontà di incominciare a fare questo stadio, non se ne parla prima di 4-5 anni, assolutamente. E questi 4-5 anni come verranno passati da Commisso e È Company? quello che dicevo prima, se lui ha le firme che fra 4-5 anni lo stadio c'è, lui è come se Spende, l'avesse, perché la spende. legge glielo E permette. aggiungo, e rimane tranquillo alla guida della Fiorentina. E rimane, ecco, tu hai già superato a destra tutto il gruppone Ah, senza c'è la corsia neanche d'emergenza, mettere no? Ho la messo la freccia, sirena e perché via. arrivavamo in fondo alla conclusione. Di tutta la chiacchierata oggi, i 4 punti fermi sullo stadio sono punti fermi. È rimasta nella gola di tutti la domanda: e se questi 4 punti non sono come vuole lui? Cioè, Euda e Eurnekian. E c'è già la risposta. tu sei già così? Ma sì, ma la Ma risposta la dà nella domanda. Josef è Eurnekian. Via Il tutti. figliolo rimane qui e gestisce il No, centro no, no, no. tecnico. Viene Eurnekian per un semplice motivo. Perché di fatto Eurnekian, lo diciamo più volte perché noi, chiaro, dobbiamo dare no spessore a quel che Presidente diciamo. del Consorzio Aeroporti Toscana, Pisa e Firenze. Uomo braccio destro di Mediacom da No, Mo. della prima Mediacom che Sempre venne con ricomincio. Eurnekian. Della serie, sono amici, sono colleghi, si conoscono benissimo. Se io e lei, dottor Micheletti, siamo amici, non ci facciamo la guerra per comprare una cosa. Assolutamente. Però loro l'hanno fatta per la Fiorentina. E Eurnekian qualche giorno fa, tra le righe, ha detto: sono Non sono stato. riuscito a comprare la Fiorentina. Sarà La per la prossima prossima volta. volta. Cosa vuol dire questo? Non lo so, però questa era la dichiarazione di Ah, io Euronic. direi che i tifosi magari si possano scatenare nella nostra messaggistica e interpretare loro come vogliono. Io la interpreto in questo modo, che di fatto Eurnekian, se vogliamo, in un certo senso, ha mandato avanti Commisso. Perché magari come personaggio, come grande uomo comunicatore, come il padre di famiglia, ha abbracciato meglio la tifoseria. Eurnekian è alla finestra, Ora sai, semplicemente. cosa mi fai venire in mente mentre dici queste cose? Ora, potremmo essere dei figli di John Le Carré, per carità, per quello che stiamo per dire, però potrebbe. E se tutto questo fosse stato invece un grandissimo risico studiato a tavolino per far sì che tutto si muovesse in modo coordinato per sbloccare tutto quello che invece era in pastoia, cioè usare la situazione stadio, usare la situazione fiorentina per il gruppo, mettiamolo in questo modo, Eurnekian, commisso per cercare di far arrivare l'aeroporto a Dama e contestualmente anche lo stadio, che fosse tutto, Cusades. cioè, può darsi che sia la fame Ora che mi fa ragionare, è però. venuta fuori anche il fatto che in Toscana Aeroporti, ergo Aeroporto di Firenze in particolare, non si vuol mettere contro la Fiorentina per quella famosa Certo, ubicazione del della nuovo pista. stadio, dei terreni Chissà qui come mai. dietro, in quel lotto di appezzamento di 36 ettari, come è stato posto adesso in un disegno. Una metà dello stadio va a impattare nel cono d'ombra dell'apertura nell'entrata uscita dalla nuova pista di Firenze, ma se lo stadio lo vai a mettere dall'altra parte del terreno, lo allontani, esci e lo puoi tenere lì ed esci dalla polemica. Qui entriamo. Lì è un problema dei architetti, geometri o chi per loro di dire lo stadio in quell'appezzamento invece di ipotizzarlo qui, lo ipotizzo 33 ettari dall'altra parte, In sintesi, distanziamento. tornando a bomba, se riguardiamo il fatturato che giustamente ci hai mostrato, 105 qualche cosa. perfetto, cambiare tutto per non cambiare niente. Dall'idea di un qualcosa di continuativo in attesa di uno sblocco, no? Cioè, se arriva lo stadio, è chiaro che il fatturato di pari passo va a salire, però io la estendo. E se non arrivasse lo stadio, io propongo ai Resti tifosi. così. Ok, però io mi immedesimo in Resti questo così, caso ma nei lui tifosi. comincia a staccare la cavallina. Perfetto. La Quindi paura è cosa vuol questa, dire? eh? La Cioè, il paura è questa. tifoso, in definitiva, lui si mette anche il cerato giallo, ma vuole la squadra forte. Dello stadio, non gli interessa niente dei Vero. bilanci, dei fatturati. Siamo Vero, tornati hai ragione, con ha Commisso, ragionissimo. non si usava più la calcolatrice a inizio, ve lo ricordate? I Hai soldi non ragione, sono un problema. hai Ora siamo ragione. tornati a fare i bilanci. Sono passati sei Noi, mesi. non lui, onestamente. Sì, va Noi, non bene. lui, Mi non lui. Ma pregerei però di per noi prendo i ricordarvi che giornalisti, cioè. in quel calcolo di quella scheda, come voi sapete, ne parlavo sempre con Andrea Della Valle, quando Andrea Della Valle arrivava a Moena il primo giorno, io e lui parlavamo del settore giovanile, perché io ero il suo uomo del settore Referente. giovanile, dove lui riceveva sempre tutti i risultati.
alla Fiorentina impresa da quegli anni mancano 200 milioni di euro. I tuoi? No, i due anni di mancata Coppa Campioni, dove ci hanno escluso per quella cosa successa nel quel parcheggio di Bagnaripoli, dove non c'era né video né audio né questo né quell'altro. 2006, la Fiorentina non è mai stata condannata per frode sportiva, per aggiramento, per cattivo comportamento, non ha mai preso ufficialmente da Calciopoli meno un punto per comportamento. Se esistesse, era stata condannata per dabbenaggine, se esistesse il reato di dabbenaggine. Poi meno 19 e l'esclusione di 2 anni dalla Coppa Campioni sono costati 200 milioni di euro, un conto. Se il fatturato della Valle li aveva, era un conto. Non li ha avuti, si ripercuotono in questa tabella finale. Hai sistemato tutto con questo esempio, che per me rafforza. Andrea mi diceva: non me ne parlare più. Stefano mi dava del tu, non me ne parlare più. Ci abbiamo messo una pietra sopra, ma non va bene. Non si può, perché ormai è così. Prego, dottoressa Beccaglia. Vai. Gli auguri nei suoi confronti, Giorgio. E poi scrivono: passato un silurio su Firenze, modello commisso Fabrizio. Secondo me il Rocco è stato molto chiaro in tutte le sue risposte, ora tocca alle istituzioni prendersi le proprie responsabilità. Poi vi mandano questa provocazione: ma Castrovilli capitano? Perché no? Perché no? È un premio ad un futuro rendimento. Io credo che Ribéry potrebbe benissimo accettare di non essere capitano, non credo che gliene freghi molto no, di essere capitano. No, sono d'accordo, questo secondo me... Anzi, forse per come conosco Ribéry è più leggero. Può darsi, sì, può darsi, perché comunque ti investe di responsabilità anche per parlare col direttore di gara. Ribéry dice in modo che se per caso Castrovilli è dall'altra parte del campo, arrivo prima io dall'arbitro. Corretto. De Mauro, aspetta un attimino e deve parlare a Gaetano, un attimo. No, però dico... Arriva lui, Trottarella, Castrovilli con il suo passettino. Però De Mauro e Saussure, no, sullo stato del simbolismo, se vogliamo c'è più che Pavese, hanno studiato una letteratura. Sono un po' un polloso stasera, lo capisco, ma sono stanco anch'io. Ma detto questo... Mi depisti un po'. No, ma lo fa apposta, perché se no qualcuno deve capire, deve interpretare. 10 e capitano è tanta roba, eh. Io aumento di stipendio, cioè, garantito. Per il tifoso viola, maglia numero 10 e fascia di capitano. Ma io credo che può essere un invito all'ateismo, perché io penso che Antognoni, c'è gente che ha il santino in camera. Ma Chiesa me la prenderebbe? Ma Chiesa io credo che non la prenderebbe, perché va via. A dare una risposta: ci sono o ci sarò o me ne vado? Se ci sono e ci sarò, allora entra in bazia anche Chiesa. Se non ci sono e me ne andrò, alzi bandiera bianca, sventoli la croce rossa, non ti prigioni e te ne vai. Scivoliamo nell'ambito prettamente sportivo. Questo lo teniamo un attimo in bollore, perché merita una riflessione. Vado da Michele Tossani. Secondo te, Michele, su Iachini è stato detto qualche cosa o no? E nel caso sia stato detto qualche cosa, è stato giusto? / se non è stato detto qualche cosa, è stato giusto uguale? Ma sì, io credo che quello che non è stato detto è anche quello che è stato detto, come se ho interpretato anche correttamente quello che tu appunto mi dicevi. Cioè, la situazione di Iachini penso che sia palese per tutti, per Iachini in primis e anche per Commisso. Cioè, Iachini traghetterà la squadra fino a fine campionato, cercherà di fare il meglio possibile per trovare una panchina in Serie A l'anno prossimo da qualche altra parte, e poi si ripartirà a settembre con un nuovo allenatore. Il problema è vedere chi sarà, chi arriverà. Ecco, forse, vabbè, qui, se no riapriamo un libro troppo... Tanto sai troppo come ti rispondo. No, ma poi, cioè, voglio dire, oggi magari sarebbe stato bello, se fosse stata conferenza, avere la possibilità dell'interlocuzione, delle domande. Però che Commisso, uomo di grande nominazione, non c'ha Skype. Oggi non era una conferenza stampa, era un intervento. Era un intervento per celebrare il suo primo anno. Ma Skype non ce l'ha? Presidenza. Non lo so, affari suoi. Così. Non lo so, non mi interessa, non... Signor Giobbarone, mi riceve in ufficio da dire due o tre cose, per favore, grazie. Questo è pubblico utilizzo per interessi privati. No, visto che non ci arrivo direttamente, uso il... Stai a vedere ora in 56 secondi che bordata tira Micheletti. No, guarda, abbiamo la pubblicità che deve arrivare, voglio essere precisissimo, puntuale stasera.
perché andando nel lato pratico è il nostro santone degli allenatori Michele Zani che ci deve dire da domani, da lunedì per essere più precisi, che tipo di allenamenti si fa, come si gioca, come si arriva. La Fiorentina ha da lunedì, che è l'8, sì, 13 giorni pieni di lavoro per presentarsi all'appuntamento con il Brescia. Ma ne parliamo dopo la pubblicità. Grazie Massimo. Scale, chi le scende e chi le sale. Buona questa. Ehi Sammy, vuoi rovinare il tuo bel caffè? Domenica 22:45 Toscana TV. Frizzanz, libera il tuo giardino dalle zanzare con prodotti naturali e sicuri. Frizzanz, professionisti contro le zanzare. Chi poteva immaginarsi un'emergenza di questo tipo che rimettesse in discussione le nostre relazioni e il nostro modo di lavorare? Adesso però è il momento di ripartire. Infarm, con i suoi 30 anni di esperienza, ti propone il servizio di sanificazione degli ambienti a base di perossido di idrogeno, garantito 100% anti-Covid, veloce, efficiente e soprattutto a costi contenuti ed etici. www.infarm.it. Toscano Alta Sartoria Italiana unisce la qualità dei tessuti italiani all'eccellenza di una lunga tradizione artigianale, producendo abiti da uomo realizzati a mano. Forte di questa esperienza, ha riconvertito la produzione per la creazione di mascherine, affidandosi alla sapiente manualità delle sue sarte, donne straordinarie, capaci di trasformare l'instabilità di questi tempi in puro entusiasmo. Ora però è tempo di ripartire. Toscano torna alla quotidianità ricominciando a produrre abiti capaci di trasformare la semplicità di un vestito in un simbolo di vera classe italiana. Toscano Alta Sartoria Italiana crede nel futuro che ci aspetta. La nostra storia è da sempre fatta di lavoro, famiglie, imprese, valori. Ogni giorno, attraverso 22 agenzie e oltre 200 dipendenti, mettiamo impegno e professionalità al servizio dei territori di Pistoia, Prato e Firenze, con un unico obiettivo: crescere insieme alle nostre comunità per un futuro sempre migliore. Siamo la Banca Alta Toscana. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. Dal 1966 autocarrozzeria La Nuova, riparazione autovetture, veicoli industriali e isotermici, verniciature a forno, attrezzatura telai sistema IOSAM. Vi aspettiamo a Larciano in via Marconi. L'autocarrozzeria La Nuova di Larciano, oltre al lavoro di carrozzeria, ha attivato un impianto di verniciatura a polvere elettrostatica per la verniciatura di tutti i tipi di metalli, infissi e oggettistica di ogni tipo. Anche in questo tempo di pandemia, le misericordie della Toscana sono ovunque accanto a te. Sostienile. Dona il tuo 5 per 1000 alla misericordia più vicina a te. Ovunque accanto a te. Misericordie Toscane, ovunque accanto a te. Un bel sorriso è il segreto per rendere la vita più allegra. Sorridere è il regalo più grande che possiamo fare a noi stessi e agli altri. Lo studio dentistico diretto dal dottor Alberto Borgioli mette a disposizione soluzioni impianto protesiche avanzate, compresa l'innovativa impiantologia zigomatica per i pazienti con atrofia del mascellare. È attivo un settore ortodontico che si prende cura del sorriso dei vostri bambini attraverso l'utilizzo di dispositivi di ultima generazione con alta predicibilità di risultato anche nei pazienti adulti, personale qualificato e tecnologia all'avanguardia. Detto, mi sembra allora che... torniamo nuovamente in diretta. Michele Tossani, 13 giorni di lavoro da lunedì 8 a domenica 21, come? Bisognerà fare una preparazione mirata, perché credo che, come abbiamo detto altre volte, sarà un torneo tipo Stati Uniti 94. Il problema rispetto a Stati Uniti 94 e che a Stati Uniti 94, se arrivavi in fondo, facevi 7 partite, perché facevi quelle del girone,
poi le eliminatorie, se arrivavi in semifinale o vincevi, insomma, massimo 7 partite, quindi c'erano 3, 4, 5 giorni fra una partita e l'altra. E qui le partite sono molto di più e si gioca con il pericolo grosso di infortuni. Io non sono tanto preoccupato per questa stagione, ma sentendo anche qualche giocatore, qualche intervista, mi sembra che lo stesso Chiellini l'abbia detto, non vorrei sbagliare, ma comunque anche qualche pezzo grosso l'ha ribadito, il pericolo che i giocatori hanno è quello di farsi male per l'anno prossimo. E state tranquilli, due cose volevo dire velocemente, state tranquilli che uno, soprattutto quelli che sono in scadenza di contratto, hai voglia di impegnarsi, però... Gambina indietro. Tengono famiglia, gambina indietro. Vai Michi, vai. Esatto, e poi non sottovalutate, ho sentito anche qualche allenatore, non sottovalutiamo le porte chiuse, perché su alcuni giocatori, soprattutto quelli che puntano più sulla grinta, la garra, eccetera, giocare senza pubblico vuol dire andare al 10-20% in meno. Allora, per quello che riguarda il pubblico, la notizia di oggi è che si sta accarezzando l'idea, se tutto va come sta andando adesso, si sta accarezzando l'idea, e saranno problemi delle società, di aprire gli stadi al 20-25% della capienza. E chi lo ha detto e chi ha buttato Stefano il primo Ballerini, pensiero? Stefano Ballerini. Se mi si permette. Stefano Ballerini. Fabrizio Pregliasco, amico, no, ex rellista, virologo e quant'altro, che ha detto... Io sono contro. Cosa? 25.000 persone. Perché? No, 25%. No, 25%. 15.000. Ok, sai perché sono contro? Sì, perché con 28.000 abbonati... Aspetta. Con 28.000 abbonati, che si fa? Si mette un'ampolla, sì, con le chiavine, sì, si tira a sorte? Si fa così. Così una che io che ho pagato... Una partita uno. Ho capito, però c'è Fiorentina-Inter, è un esempio, no? Infatti per quello che ho detto, e io vado a vedere Fiorentina-Brescia. Per quello problema della società. Di Enrico. Dai, discriminante. Allora, io non capisco... Come si fa a parlare di apertura al pubblico, sia 25, 20, 10%, si è parlato anche di questo, e poi non si dà il sì alla riduzione della quarantena. Mi sembra un controsenso, perché un mistero gaudioso. Che si può aprire lo stadio al 25%, gli stessi virologi dicono che la quarantena deve rimanere di 14 giorni. Il grosso pericolo per il campionato è proprio questa quarantena, che spero possano risolvere la prima della partenza del campionato, perché se no il campionato non finisce, non verrà subito stoppato, no? Perché qualcuno giocherà per farlo stoppare. Io credo che non troveremo più all'interno del mondo della Serie A un contagiato. Perché non te lo dico? Perché non te lo dico? Sei fortunato alla caviglia. Scelta tecnica. Distrazione al polpaccio. Sono cattivo nel dire questo ed è una roba brutta. Non tu sei cattivo. Però è vero che c'è Gasperini la mina, che c'è... non parla e parla due mesi dopo. Andrebbe denunciato. È sintomatico di ciò che può succedere. Lo dico e me ne assumo la responsabilità. Il comportamento di Gasperini, che verrà esaminato dall'UEFA, andrebbe non solo per meritevole di squalifica, perché lui ha dichiarato di essere stato ammalato e di praticamente non curarsi del fatto che lui è andato in panchina in Atalanta-Valencia di Champions League. Quindi io sono per la battaglia di squalifica all'UEFA e una multina di quelle vere, e se ci vogliamo anche una denuncina, perché comunque lui è stato di fatto un untore del Covid, quindi lui se la meriterebbe. Allora scusate, e me poi ne assumo la responsabilità, non voglio fare terrorismo, ma è così. Sì, vai. Lukaku, arrivo, che dice che era la mamma gli ha insegnato, mi raccomando figlio mio, non dire mai le bugie nel tuo mondo. Lukaku torna dalle vacanze Natale, dice in 23, 24, 25 si stava tutti di peste, è successo qualcosa? Tutti malati, tosse, raffreddore, febbre, a letto. L'Inter alla fine delle 24 ore dalle parole di Lukaku la mamma la sera: no, ma è stato travisato, ha esagerato, solo 3 o 4, da 25 a 3 o 4, diciamo la verità. Comunque che fossero stati 2. Diciamo la verità. Così come io sono curioso di sapere che cosa è successo tra settembre e ottobre all'allenatore della Juventus dopo essere stati in tournée in Cina d'agosto. Assolutamente, ma questo, assolutamente, anche questo non c'è mai questo pensato. Questo è un altro paio di maniche. Michi, volevi ma dire? Anche Sarri ha preso il Covid. No, volevo dire... insomma, volevo avallare le tesi che sono state esposte. Per quanto riguarda
Lukaku, le dichiarazioni, cosa è successo dopo, qualcosa è successo, perché io non ho più sentito una dichiarazione di Lukaku, cioè ha parlato quella volta e poi non c'è più, non ha più aperto bocca, niente, nemmeno dire mi sta allenando, tutto bene, siamo a... cioè non ha più aperto bocca. E se tanto tanto, quando... conosco, e se tanto tanto conosco le scelte comunicative dell'Inter, ho la sensazione che Lukaku, fino a quando non segnerà una tripletta, non parlerà mai più. Per cui la sensazione più o meno è questa. Per cui tutti asintomatici. Volevo farvi vedere, prima di far parlare Greta, che so che sta lavorando alacremente, un'altra tabella che gentilmente Gabriele Calderone ha realizzato, mettendo in chiaro dei dati di Football Data riportati sulla vostra pagina Facebook, perché tu sei anche un collaboratore di Football Data, corretto? Corretto, e tra l'altro cogliamo l'occasione per salutare anche Tiberio Fossi. Ringraziare chiaramente... per questo, sì, per assolutamente. Questo, per il permesso, allora, che ci ha dato. Esatto, l'ha costruita tutta lui. Io, diciamo, l'ho infiocchettata e ci ho messo un fiocchino rosso. Ok, mettiamolo così, però diamo a Cesare quel che è di Cesare. E su questo, guarda, troverai un colloquio con Michele Tossani, perché vi potete scannare sull'importanza di questa tabella. Ah, beh, io la vediamo, prima di commentarla la vediamo. Esatto, allora, perché così Michele capisce di che cosa stiamo parlando. Assolutamente, perché secondo me non se l'aspetta Michele. Non credo. Vabbè, allora comunque parliamo se ci fosse Michel Isler, sarebbe il vessillifero di questa tabella, perché per lui in un come questo i giorni di riposo sono determinanti. Allora, eccola qua, riposarsi conta? Allora, spieghiamola. Che cosa non significa, cioè questi 24 giorni, 23, 22, significano i giorni complessivi che una squadra sta ferma, ovvero che non scende in campo per giocare una partita, però ci sono viaggi di spostamento dal 22 di giugno, da quando inizia il campionato al 3 di agosto. Ok, quindi sono i giorni che praticamente sono necessari alle società per fare allenamenti di scarico, i viaggi, spostamenti, tutto quello che serve per recarsi alla partita successiva. Allora, le favorite sono in questa grafica: Cagliari, Parma, Verona, Torino e Juventus. Però vedete, c'è l'asterisco. Perché c'è l'asterisco? L'asterisco ovviamente è riferito alle squadre che devono recuperare una partita, che sono quelle che mancano per completare il quadro. La Juventus non ha... Inter, Atalanta e Sassuolo. Esatto, la Juventus non ha l'asterisco, quindi guarda caso recupera 23 giorni. 22 giorni Sampdoria, Inter, che deve giocare una partita anche da recuperare, quindi recupera un giorno in meno della Juve con una gara in più da giocare. Udinese, Brescia, la Fiorentina, quindi la Fiorentina recupera 22 giorni complessivi, e invece di Michele Tossani 21 e 20 giorni sono Atalanta, Sassuolo, Genoa, Lazio, Napoli, Milan, SPAL, Bologna, Ducis in fondo, ma non meno importante la Roma. Allora, io guardo la lotta a scudetto, perché è quella che, diciamo, mi stuzzica un po' di più. La Juventus, che al momento è capolista, recupera di più e gioca di meno. L'Inter recupera uno in meno della Juventus e gioca una partita in più. La Lazio, rispetto alla Juventus, recupera due giorni meno. Se vogliamo, ci potrei aggiungere anche un piccolo studio, chiaramente il tempo è tiranno, sulle nostre grafiche, sugli orari. Però quello tardi. Ci arriviamo dopo. Li vediamo più tardi. Miki? Arrivo, credo. È una bella tabella, un bel lavoro. Innanzitutto su... in pratica su 40 giorni in definitiva di campionato, sì. Grosso modo, no Michele? Spanna più chilometro meno. Questo tipo di conto aritmetico vale o non vale? Pesa o non pesa, effettivamente? Secondo me pesa. Ricordiamoci i tempi andati sempre dei tornei estivi mondiali europei, quando si arrivava alla semifinale la squadra X aveva riposato un giorno in più, quell'altra aveva riposato un giorno in meno, era arrivata ai rigori. Il riposo giocando sopra, anche perché siamo in un periodo da Tour de France, per dire un altro sport dove il recupero è fondamentale. Quindi qui si tratta non solo di recuperare, ma anche il recupero proprio anche nell'andare a dormire, cioè bisognerà gestire qualsiasi momento per far recuperare i giocatori. Quindi è chiaro che una squadra che ha 2-3 giorni in più di recupero è favorita. Però io do ragione a quello che diceva prima Enrico: se non trovano il modo di derubricare la quarantena a infortunio, si rischia che il campionato non finisca. E aggiungo anche io, e secondo me, se una di queste tre squadre in testa finisce avanti, il campionato finirà il giorno dopo. Enrico, perché c'è una ciambella di salvataggio per te, eh?
Michele, in base anche alla tabella che è uscita, avete parlato di Juve ed altro, però per il prossimo campionato, ad esempio, Juventus e Inter sono svantaggiate perché devono giocare la Champions ad agosto, dal 5 al 29 di agosto. Anche Greta quindi potrebbe far politica, secondo me. Di sicuro. Per il prossimo, come chi gioca? Sarà un bel pro... C'è anche la Atalanta e per... Roma. Anche la Roma. E se ci arriva però parlavo ora della Juventus, sì, sì, cioè, visto che avevate detto che comunque che è avvantaggiata in realtà, insomma. No, ma è una cosa posso fare una domanda? Vai Enrico. Hai visto Enrico? Vai Enrico. Al compilatore di queste tabelle, che conosco bene Tiberio Fossi, quindi so che è un personaggio in questo settore. Voglio dire, ma avete considerato la Coppa Italia? La Juve giocherà due partite prima dell'inizio. Come due partite? Non allargare. Ah, sai già che vai in finale? Se va bene, ho detto. Se va bene, giocherà sai due già partite, che vai in finale. Ma una la gioca sicuramente. Pensate, e la Coppa Italia la dovevano posticipare, ma l'hanno anticipata su richieste d'alte sfere, perché forse c'era un positivo del Bologna. Rispondi però, non divagare. No, allora, non c'è la Coppa Italia in questo compito. Assolutamente è no. È solo un compito premesso. Sul campionato. Sul campionato, però vogliamo mettere il peso della Coppa Italia a livello anche di dispendio energetico, con le riserve, con la gestione della formazione, peraltro, esatto, rispetto al dispendio del campionato a una Lazio col coltello tra i denti? Sono due corse come opposte. No, ho capito, però la Coppa Italia non è che la fai camminando da fermo, il calcio da fermo, devi correre uguale, qualcuno deve correre, anche se giocano le riserve, ammesso che giochino le riserve, magari qualcuno si fa male o si stanca, comunque poi c'è da giocare ogni tre giorni. Mi travesto da Giorgio Micheletti, però hanno avuto tre mesi per progettare questo campionato. Ora, guarda caso, io faccio un'analisi, no? Dopo è chiaro, ci si può vedere il male o il bene, però c'è tre mesi per programmare una cosa, non si riesce a mettere Juventus, Lazio ed Inter sullo stesso piano. Poi tutte le altre non le guardo, certo, però corretto, sarebbero da guardare anche quell'altro, ovviamente per la zona retrocessione, sullo stesso piano. A me questo mi sembra folle. Io te ne dico un'altra. Perché si è voluto giocare prima la Coppa Italia, che poteva essere giocata a settembre, magari per accontentare, scegliendo uno per stadio extra Italia per giocarlo? Deca lo fito. Come? Lo fito. Ma io chiedo a Saxarubra, ma insomma. Potevi andare a giocarlo a Riyadh, 70.000 spettatori, un po' di soldarelli, un premio congruo, extra data di campionato, palle ferme, squadre riposate. Settembre c'è il campionato. Ma sì, ma qui mi sembra che sì. Vai Michele, poi Enrico. Gli è garbata però, Qui avete detto tutte cose logiche, anche Stefano ha detto tutte cose logiche, eccetera. Ma qui bisogna fare i conti. C'è una società che sta bramando in maniera fenomenale, feroce, per appuntarsi lo scudetto. Se la Juventus avesse perso contro l'Inter nella famosa partita a porte chiuse prima dell'interruzione, il campionato era bello che è finito. Enrico, ti tocca. No, mi tocca, sono d'accordo naturalmente con Michele, ma voglio dire, la Coppa Italia è stata anticipata, ma si è detto già diverse volte, stata anticipata semplicemente perché, potendo essere trasmessa in chiaro in televisione dalla RAI, è un aperitivo che si dà a tutto il mondo calcistico per cominciare a parlare di campionato in modo più corretto. E cioè, se vogliamo, Danco... E questa è la motivazione, allora, di base. Un'altra. E se vogliamo, da un'occasione inizio per riprendere ritmo partita, anche se vogliamo vedere tra leghe. Però, ripeto, non hanno risposto alla domanda. Perché in tre mesi non sono riusciti a mettere tutti sullo stesso pari? Questa è la domanda. Ve ne dico un'altra. Sarà la Fiorentina a decidere la Coppa Italia. Bellissimo. La Coppa Italia, il campionato. Ecco, fantastico. Perché? Al secondo turno va a giocare a Roma, metti che la Fiorentina... Al secondo turno, se c'è Inter, sono le ultime... No, nelle ultime prima giornata Fiorentina-Brescia, seconda giornata Lazio-Fiorentina. Sì. E poi Fiorentina-Sassuolo. Metti che la Fiorentina, come tutti ci auguriamo, va a Roma e fa il colpaccio, batte la Lazio, campionato finito.
Credo che tu sia l'unico che pensa questo, perché tutte le tabelle fatte tutti i nostri studi hanno detto zero punti. Odio quel super tifoso elbano, tifoso laziale. Mi auguro di andare a Roma e vincere contro la Lazio. Arrivederci. Però ribadisco, perché la Lega Calcio, che chiede fior fior di milioni, no, ai diritti televisivi, c'è una montagna di soldi, non riesce a mettere in fila tre squadre? È questa la domanda. Per quale motivo? Chi mi risponde? Perché il calcio è politica. Ah, quindi vuol dire che la Juventus è favorita e che la statistica, diciamo, è maliziosa, giusto? Ma io, scusa Gabriele, ma perché queste tabelle non le fate durante il campionato di calcio vero e proprio? Perché non c'era il campionato, non si sapeva che per fare. I riposi delle squadre, quanto ne usufruivano o no, rispetto a giocare 3-3 competizioni invece che una. Ma Enrico, non mi vorrai mica equiparare quanti giorni di riposo fa la Fiorentina rispetto alla Juventus, che fa tre competizioni, c'ha un altro anche emolumento dei diritti televisivi che riceve ogni anno, eccetera, eccetera. Entreremo in un discorso più ampio. Qui dobbiamo rimanere attaccati all'attualità. Io ribadisco, in tre mesi non sono stati bravi a mettere in fila tre squadre. Poi ora arriverei anche pure sugli orari, perché anche lì ce l'abbiamo. Pensi che avere un giorno di riposo in più rispetto a un altro cambia tutto? Senti Michele, non cambia tantissimo, ma qualcosa cambia. Anche avere 16 rigori rispetto a 8 cambia, allora. Disse Messico Lapalissi. Vai. Avere un giorno, anche un giorno e mezzo, due, quando i tornei sono così, con tante partite in pochi giorni, conta parecchio, così come conterà la capacità delle squadre, a seconda delle strutture che hanno, di riuscire a consentire ai giocatori il riposo adeguato. Detto questo, è chiaro che c'è una squadra che ha viaggiato alla media di un rigore a partita. Allora, fermi. Posso? Sì, prego Enrico, prego. No, voglio semplicemente dire che poi è inutile affannarsi. A mio avviso il campionato non andrà a termine, non finirà. Ma voi avete seguito la riunione della Lega, in cui su presentazione di Cairo e cose, non ci dovrebbero essere retrocessioni? No. E se non passa durante la riunione della FIGC questo, e allora ci sono due o tre squadre che hanno già un giocatore affetto da virus, allora, che fa stoppare il campionato. Allora, permettimi una piccola precisazione su tutta questa bischerata che è uscita ieri. La Lega, 16 su 20, ha deciso che l'algoritmo di Gravina sta nella mente di Fibonacci e resta lì. Anche perché c'è il presidente del Lecce che aveva detto di che cosa stiamo parlando, dove lo compro eventualmente, ma non è così. È stato stabilito che se aritmeticamente le posizioni per la retrocessione e per lo scudetto non sono state già stabilite dal campionato, cioè se aritmeticamente la Juventus a tre giornate dalla fine del campionato ha 10 punti di vantaggio sulla terza, è campione d'Italia, perché anche giocando fino al 3000 non la rimonti mai. Idem dicasi per chi retrocede. Se queste posizioni, questi obiettivi aritmeticamente non fossero stati centrati, lo scudetto non si assegna, le retrocessioni non ci sono, e per stabilire la classifica che serve per l'Europa si va a moltiplicare la media punti fatta fino a quel momento per partita per il numero delle partite che mancano. Questo solo per l'Europa. Ma è impraticabile questa strada. Ecco perché continuo a dire che il campionato finirà, contrariamente a quello che sostiene Enrico. Perché questa soluzione vorrebbe dire che l'anno prossimo la Serie A, invece che a 20, è a 22, perché due dalla B salgono. Se non scende nessuno, già fanno un casino dell'80 per farne giocare 20, figurati l'anno prossimo, che parte più tardi, deve finire prima perché c'è l'Europeo, li aumenti anche di due. Ma è cervellotico. Sono d'accordo, Giorgio, è un paradosso la richiesta di Cairo e della Sampdoria, Udinese e un'altra squadra. Non hanno, è chiaro che avrebbero l'interesse a farlo finire lì se non c'è
la retrocessione aritmetica. Allora purtroppo io... però due sono già aritmeticamente andate. Io me ne butto un'altra, ma se non finisce con i soldi delle televisioni, come si va a pararli? Li deve pagare uguale. Capisci perché come va? Se si ferma, ho capito, ma... paga il governo alle televisioni. Paga il governo. Allora, e quindi pagare il governo subito. Clienti, i famosi clienti. Sempre così. Bene. Greta, prego. Sgrava allora, il quintale di lavoro. Messaggi. Commisso ha detto che il prossimo anno la Fiorentina la vuole nella parte sinistra. Sì. Più in alto possibile, con altri commenti su Commisso. Poi chiedono a Giuseppe, sì, a Gabriele, se Giuseppe ti piacerebbe Lazio un ritorno di Giuseppe Rossi. Bellissimo. Per fa che? Ma come? Romanticamente parlando? Ma che gli fai fa? Quello poverino. Che gli do, gli do le chiavi anche del cancello fare, di casa mia. Lasciali fare la Major no, League. No, ora parlando seriamente. Purtroppo Giuseppe... Stai sognando una Fiorentina? No, da metà classifica di sinistra. Ho fatto un po' di folklore, però obiettivamente parlando... Ti vogliamo tutti un bene dell'anima. Esatto, ma Giuseppe purtroppo a livello di anzi, integrità... Anzi, auguri perché diventa babbo. Sì, a livello di integrità fisica sappiamo bene quel magico sogno che ti poteva regalare un tridente composto da Cuadrado, Mario Gomez e Pepito Rossi. Purtroppo l'hai visto giocare solo una partita, che è quella di Marassi col Genoa e quella in Coppa Italia 5-2 e quella col Grasshopper in Europa League al preliminare. Purtroppo è andata così, gli vogliamo un gran bene e rivediamo in loop i suoi gol, però adesso è un ex giocatore per la Serie A. Tu hai parlato... Scusa Greta, prosegui. Vai. Volevano chiedere il possibile nome anche del mister al posto di Iachini a Michele Tossani. È una bella domanda, perché da quello che mi ricordo disse Commisso a gennaio, il mercato di gennaio, che tanti soldi in cassa non ce n'erano più. E quindi se va via Iachini, la squadra c'è e già... E c'è sempre da pagare il contratto di Montella fino a giugno 2021. Che non, esatto, è, che non è poco, No, ammesso che si trovi un accordo con Iachini, se la squadra è già fatta e rimane più o meno questa, devi trovare un allenatore che comunque abbia caratteristiche più o meno simili, cioè non è che puoi pigliare uno per fare il gioco posizione, se poi devi comprare 10 giocatori non lo puoi fare. E quindi a quel punto verrebbe in mente, il primo nome che mi viene in mente, poi bisognerebbe pensarci magari meglio, però il primo nome che mi verrebbe in mente è prendere uno come Juric. No. Spalletti per favore no, ci dici no, che no? Subito. Come no? Ci metto la firma su? No, via. No, no. Io prendo anche le galline riccioni. No, no, Luciano è forte. Lasciamo perdere. Ma parlavamo ma non di... ma non viene. Lo so non che viene. Non viene, purtroppo lo so. No, volevo ritornare perché ho riletto bene la dichiarazione di Commisso su Castrovilli. Mi intriga sapere... Sì, mi intriga sapere dal punto di vista del tifoso, quindi in questo caso ti spoglio del ruolo del giornalista, Stefano. No, evita, per cortesia. Siamo ancora a stomaco vuoto e vorrei non avere problemi. Tu da tifoso lo considereresti un sacrilegio il 10 sulle spalle di Castrovilli? No. Visto che è stato di Antognoni, visto che è stato di Baggio, visto che è stato di Rui Costa? No. Visto che la maglia numero 10, come è successo in altre società, che è stata ritirata quando il campione consacrato ha smesso e la maglia è stata ritirata. Il 10, cioè, tu avresti ritirato il 10 di Antognoni? Credo che a Firenze la 10 non sarebbe mai stata ritirata. Perché? Perché la 10 è la maglia che tu dai, voglio dire, al nuovo campione che arriva, che magari sostituisce quello vecchio, al capitano, alla bandiera, al giocatore di esperienza. Io la 10 la lascio sempre a disposizione. L'Inter il Milan ha ritirato la maglia di Maldini, l'Inter ha ritirato il 3 di Facchetti, il 4 di Zanetti, il 2 di Bergomi. Amen bau, ribadisco. Cioè, a Firenze tu non l'avresti ritirata la 10 di Antonio? No. Come omaggio a lui, no. Gli omaggi ne abbiamo fatti tanti, di ricordi, di feste, quindi di compleanni. Quindi non esisterebbe contrapposizione. Un cozzo no, anche perché, ripeto, ti sei trovato, per fortuna, un giocatore di ritorno che fino all'anno scorso non avevi testato, l'avevi usato per un Viareggio, poi l'avevi mandato in prestito. La Cremonese, guarda, perde Castrovilli e di aver vissuto due stagioni sempre attaccato alla zona playoff, la Cremonese sta lottando nella zona mediano-bassa senza Castrovilli. E c'hai Castrovilli, coccoteli Castrovilli,
augurati che Castrovilli faccia ancora tanti nuovi piccoli passi avanti per andare a cucirsi anche la maglia della nazionale, si guadagni i galloni di diventare il nuovo capitano, visto che tutti hanno dato parere favorevole, per cui sembrerebbe l'unico che può schiumare di labbra è Federichino Chiesa, ma Federico Chiesa si è tirato da solo la zappettina, sacrilegio, ha fatto un qualche cosa che gli è costato stipendio e non la maglia di capitano. Sacrilegio per due motivi. La prima è che io la fascia di capitano dopo una sola stagione di Serie A non la do a nessuno, nemmeno se c'è un iniziato del gioco in campo. Seconda, ci sono tanti tifosi della Fiorentina che al posto delle foto di famiglia nel portafoglio hanno Giancarlo Antognoni, con la fascia di capitano ovviamente. Rivedere un 10 con la fascia di capitano è sì, come dice giustamente Stefano, romanticamente un simbolo che ripercorre, no? Quindi può essere un premio per un giocatore, un qualcosa che lo stimola a far meglio, a rimanere più unito alla città. Ma siccome non esiste più quel calcio, il calcio delle bandiere è finito con Francesco Totti, che peraltro comunque la 10 è disponibile, ma non la prende nessuno perché hanno paura. No, di questo parliamo. Il calcio delle bandiere è morto lì. Purtroppo il romanticone, il tifoso romantico, dopo Antognoni, e ci metto anche Roberto Baggio, sul resto possiamo discutere, la 10 non l'avrebbe mai potuta, cioè mai voluta più vedere sulle spalle di nessuno. Ti faccio un altro esempio, non è stata ritirata nemmeno la 9 dopo che se l'è messa Battistuta, un tale che si chiamava Gabriele Roma Battistuta. Mi chiamo Gabriele non per caso. Per qualche anno la 9 è andata su spalle anonime, o non se l'è presa in carico nessuno, quest'anno viene data a Kwame, ragazzo giovane, prospetto, tuttora in fortuna. Ma la 9 non è la 10. Sì, va bene, ma la 9 è la 9. Ora, voglio dire, però la 9 è del bomber. Lo so, però è del centravantone, è dello sfondamento. Di quello che segna di quello che deve vincere la classifica dei cannonieri. Il 10 nel calcio è il simbolo per eccellenza. E in una città artistica come Firenze, se lo accosto a un simbolismo, io devo immaginare un qualcosa di magico. Non la posso dare al primo che passa. Io che ancora Castrovilli non è il primo che passa. Sicuramente. Però io ancora borro alla scelta di averla data a Olivera e al Tanque Silva. Io ancora borro. Però dico, di fatto Castrovilli, la 10, sono d'accordo, però sono già malinconico e consapevole che prima o poi se ne andrà. Quindi 10 e fascia di capitano, ragazzi, già mi sento male. Abbiamo un presidente che ha detto problemi di soldi non c'è nessuno. Posso capire che però, Rocco Commisso preso una tanicata qui da quell'episodio di New York e Federico non scende dai pullman. Non voglio giocare, però se nella mezz'ora con Lisbona per obbligo. Però come ha detto oggi, se non faccio il fatturato non posso spendere. Cioè i soldi non sono un problema, se non alzo il fatturato non posso spendere. Ma voglio dire, sarebbe già un controsenso che dopo un anno solo mandi via Chiesa. Accetti di mandare via Chiesa dopo che l'anno scorso preparati non l'avresti mai mandato via, perché non faceva parte del credo. Se chini la testa a dire se mi danno 70 milioni per Chiesa io porto il rotolone rosso fino sotto l'aeroporto, distribuisco un paio di spicchi di cipolla a tutti, vendo, chiamo il ragazzo in negrino e dico per favore distribuisci 10 pacchettini di Kleenex su cui ci asciughiamo la lacrimuccia d'occorrenza, ciao Federico, vai alla Juve e poi vediamo quante partite. E di quanto era il rosso della Fiorentina al bilancio di Commisso? Non me lo ricordo più. 70 milioni. 70 milioni. Quanto vale Federico Chiesa? 70. Michele, sacrilegio? Madonna, ma sei serpentoso stasera. Sacrilegio 10 su Castrovilli? Guardo di là perché c'ho il monitor di... Ma posso, devo anzi guardare qui, sennò ha ragione Massimo. No, secondo me no, perché comunque è il giocatore ad oggi è il giocatore più rappresentativo della squadra, quindi non ci trovo nulla di male di voler ridare il 10, è chiaro, cercano di blindarlo perché la cessione di Chiesa credo che sia abbastanza facilmente prevedibile, quindi cercano subito di spostare l'attenzione mediatica, come a dire... Sì, va via Chiesa, però c'è già un gioiello pronto a sostituirlo anche dal punto di vista simbolico. Per quanto riguarda Chiesa stesso, se Commisso aspetta 70 milioni, aspetterà le calende greche, perché io non credo che in questo mercato ci sia qualcuno pronto a dargli 70 milioni. In Inghilterra sì. In Inghilterra due sì. Manchester e Chelsea. Forse sì. Meglio mandarlo fuori che non mandarlo alla Juve. Punto.
li voglio vedere comunque. Ora voglio vedere il Manchester spendere 70 milioni, perché poi tutto può essere, però mi sorprenderebbe notevolmente. E per quanto riguarda anche la questione del 10, del ritiro delle maglie, Baresi, Maldini, per me sono tutte americanate, perché il gioco del calcio deve anche la sua popolarità al fatto che il bambino inizia a giocare nel campetto dietro casa e spera di indossare la maglia che ha indossato il campione che smette qualche anno dopo. Quindi sono tutte americanate. Per quanto riguarda la Roma, ha ragione Gabriele. Ancora no, per qualche anno non la possono dare la 10 a qualcuno, se no lo distruggono. Enrico, comunque da Marco da casa ci ha scritto... Aspetta. Considerando che le ultime 10 l'hanno indossata Piazza ed Esserich, va bene darla a Castrovilli. Vabbè, questo è chiaro, è una lotta impari. È come paragonare Belen Rodriguez con te. Con me. Enrico! Ma io mi offenderei se fosse Belen Rodriguez. Voglio dire, no? Qua grande Enrico, ti voglio bene. Responsabilità. Io sono d'accordo, credo che Michele ha parlato come un libro stampato. La maglia numero 10 va bene per Castrovilli, perché è in ascesa, è un giocatore che troverà sicuramente molto più morale con la maglia numero 10 e cercherà di replicare sicuramente migliorandola la stagione di quest'anno. Dove non vedo la responsabilità ancora da dare a questo ragazzo è quella di capitano, la fascia di capitano, perché dopo una sola stagione in Serie A è ancora il pulcino della squadra. Cosa dargli la responsabilità di fare il capitano mi sembra che sia azzardato. Probabilmente dandogli la fascia di capitano lo rovinano come numero 10 il giocatore. Facciamo la pubblicità. Siamo già in ritardo. Stai zitto, buono, tienitelo lì per dopo. Guardate le pubblicità. Dopo. Scale, chi le scende e chi le sale. Buona questa. Ehi Sammy, vuoi rovinare il tuo bel cappello? Domenica 22:45 Toscana TV. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Tutto mi sembrava diverso. Mi sentivo di cattivo umore. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Anche quest'anno, ricordati, puoi aiutare ad aiutare senza spendere nulla, donando il 5 per 1000 delle tue imposte a sostegno dei progetti di Anteas, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà. In Toscana sostieni Anteas, riportando sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'Anteas Toscana. Caffè Pasticceria La Repubblica a Prato, classico punto di ritrovo per colazioni notturne, un posto unico dove i dolci diventano opere d'arte. Caffè Pasticceria La Repubblica, una sosta incredibile a qualsiasi ora, con prodotti freschi appena sfornati e sempre all'altezza del palato più esigente. E se sei un amante della vita notturna, dopo una serata in discoteca, vuoi fare un piccolo spuntino? Il Caffè Pasticceria La Repubblica è il posto giusto per te. Ci trovi in Viale della Repubblica 156 a Prato. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. La
La selezione delle materie prime, le migliori miscele di caffè e la lavorazione diretta e controllata delle capsule. L'alta qualità di Cialde Italia nasce così. Produzione e vendita di cialde e capsule compatibili di caffè e bevande. Acquista online su cialdeitalia.it. Spedizione in tutta Italia. Antica Osteria del Sole, nel cuore di Montelupo Fiorentino, è il luogo ideale per gustare la bistecca fiorentina, selezionata dal nostro chef, che la fa frullare con maestria per poi cuocerla sulla brace di legna. Vasta scelta di pizze cotte nel forno a legna, classiche o impasti speciali come i 7 cereali o integrali. Cantina con un'ampia selezione di etichette nazionali. Oltre al menù alla carta, vengono proposti menù diversi anche a prezzo fisso, sia a pranzo che a cena. Anche quest'anno ricordati, puoi aiutare ad aiutare senza spendere nulla, donando il 5 per 1000 delle tue imposte a sostegno dei progetti di Anteas, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà. In Toscana sostieni Anteas, riportando sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'Anteas Toscana. Allora, eccoci qua nuovamente in diretta, Greta Beccaglia, giro sugli ospiti. Un giro sugli ospiti, allora vi chiedono, iniziamo con Michele Tossani, se finirà questo campionato, come finirà? Ma io la penso come Enrico, sono piuttosto pessimista sul fatto che finisca il campionato. Ma perché? Ma perché, infatti, se dovesse finire, come si conclude? Credo che la favorita d'obbligo per lo scudetto sia la Juventus, e mentre per quanto riguarda i posti Champions credo che siano quelli, non ci dovrebbero essere sorprese, non me le aspetto, anche se l'Atalanta col suo tipo di gioco qualche difficoltà con queste temperature potrebbe trovarla. E in fondo alla classifica credo che rimarrà la situazione rimarrà cristallizzata se Lecce e Genoa si giocheranno l'ultimo posto disponibile per la salvezza, però attenzione al Torino perché aveva già preso una bella china e credo che possa ritrovarsi a lottare fino all'ultimo anche lui. Mentre Gabriele Calderon, il mercato invece cambierà soprattutto il valore dei calciatori? Potrebbe essere una casistica e prendo come metro di paragone. Inizierà a settembre, slittato. Esatto, hai fatto bene a ricordarlo. E prendo come valutazione Mario Icardi, 50 bonus per un totale di 58 la sua cessione dall'Inter al Paris Saint-Germain, per un attaccante come lui diciamo che c'è una fetta in meno rispetto al suo reale valore di mercato, quindi sì, ci sarà una flessione di prezzi di cartellino e la Fiorentina, io mi auguro che le parole che io mi baso sempre sulle parole che vengono dette, Barone ha detto che stanno seguendo un top player, che gli piace un top player ed è un giocatore molto tecnico, mi auguro che arrivi indipendentemente da chi sia, non voglio fare voglio anticipare niente. Ballerini invece, riguardo ai ragazzi della primavera, ci sono dei nomi che potranno anche partecipare durante queste partite? Allora, visto anche con la regola delle 5 sostituzioni, Dalle Mura è dentro la rosa dalla partita con la Juventus di Torino. Coffi è stato aggregato ora. Altri tre mi pare che ce ne sono in 5 in tutto. Gli altri tre non segue i Campini, non ho l'elenco. C'è Pierozzi e Niccolò sicuramente. Ecco, i due Pierozzi. Sì, è un terzo, è uno dei portieri forse. Sì, sicuro. Per allargare il cerchio. Basta. Credo che Coffi e Dalle Mura siano i vertici dei pronti giocatori già. Un pochino più di affidamento pronti. Pronti già? Eventualmente per andare in panchina l'altro, e far parte dei 5 in più, sì. L'altro è Belocco. Belocco. Però da quando è andato via, quando è rientrato, non è il Belocco di quando è andato via. È peggiorato? Gli ha dato noia e freddo belga. Deve un attimino razionalizzare meglio le sue doti. È un po' scapestatrello, diciamo. Uso un termine un po' così. Se trovo allenatore che lo disciplini al meglio, allora sì. E Iachine sicuramente. Mentre quanto sarà svantaggiata rispetto alle altre squadre la Fiorentina, soprattutto per la regola delle 5 sostituzioni? Credo che nel novero delle squadre con cui lottiamo attualmente nessun tipo di svantaggio.
Mentre Enrico, ti leggo questa notizia. Bernardeschi in bilico, in caso di cessione preferisce l'estero, Inghilterra in primis. Cosa ne pensi? Ma Bernardeschi è uno dei maggiori iniziati ad andare via. Ora, se in Italia o che lui preferisca andare all'estero, lo capisco benissimo, ma probabilmente potrebbe servire anche per uno scambio in Italia. Ma basta venga a Firenze, poi va bene. Non c'è pericolo. Michele, invece, che cosa ne pensi? Della, scusa? Michele, di Bernardeschi. Ma di Bernardeschi io francamente mi aspettavo molto di più, anche perché quando vennero fuori Bernardeschi e Chiesa a Firenze, a me fra i due, come a livello di talento, mi sembrava e credo che sia superiore Bernardeschi. Però bisogna anche poi fare un'evoluzione che questo ragazzo non ha avuto. Per quanto riguarda che lui preferisca l'estero, credo anche perché in Italia credo non lo voglia nessuno, quindi o l'estero niente. Poi fra tutti l'altro morbidi ora... stasera. Ha fatto un bel chiappo, vai. Tutti morbidi stasera, sì. Soprattutto poi... Michele, tranquillo. No. E poi fra l'altro ora penso che non vorrei... Cioè, io spero che lui, perché secondo me ha grande talento, spero che riesca a tornare un elemento importante anche per la nazionale, però anche il fatto che come manager abbia preso Jay Zid mi fa... propendere, non lo so, ho paura di vederlo più a Hollywood che in Champions. Mentre una domanda per tutti, il pronostico Fiorentina-Brescia come finirà questa partita? Gabriele. 0-0. Fiorentina batte Brescia 3-0. Michi. Ma io credo che la Fiorentina dovrebbe sarà una partitaccia, vincerà 1-0 la Fiorentina, credo, dai. Enrico. Sì, sarà una partitaccia, lo penso anch'io, ma vince la Fiorentina, non ci sono problemi. Enrico, posso farti una domanda? Gabriele fa sana mensia, No, no, certo. Una domanda particolare, Enrico. Secondo te il Brescia è più forte con o senza Balotelli? In teoria dovrebbe essere più forte con, ma con questo Balotelli credo che sia più forte senza. Michele, perché ridi? Perché è più forte senza, perché Balotelli nell'ultimo periodo è stato un ex giocatore più che un giocatore. E la domanda che bisognerebbe porsi, che tutti dovremmo porci, è se effettivamente Balotelli ha sprecato, sicuramente lo ha fatto, un grande talento che ha, però la domanda è che forse noi tutti, dico, lo abbiamo un po' sopravvalutato, perché alla fine... Se lo andiamo a vedere per bene, al top lo abbiamo visto nel 2012 all'Europeo, un giocatore di fisico, un giocatore con un grande tiro e basta. E basta. Cioè alla fine non è nella mia top 5, diciamo, nella mia top 5 dei giocatori che hanno sprecato potenzialità da fenomeno, ecco. Cioè lui ha sprecato, ma forse non aveva tutte queste potenzialità. Secondo me ce ne sono altri nella storia del calcio che potevano arrivare veramente più in alto e che hanno sprecato. Michele, meglio Lopez, allenatore del Brescia, o meglio Iachini, allenatore della Fiorentina? Ma Iachini almeno è un allenatore. Ah, ho capito, mi mancava questa tua considerazione nei confronti la di Lopez. La tocca sempre pianino. Sempre pianissimo. Prima mi hai stoppato... Volevo rilanciare un secondo su Gaetano Castrovilli, numero 10. Un ragazzo si può permettere di stare con una Miss Italia, vale la maglia numero 10. Michele, una domanda, ma Balotelli, il suo rendimento, quanto comunque il suo atteggiamento, quanto ha inciso in negativo sul rendimento? Ah, sul suo rendimento personale? No, dico proprio in campo, l'atteggiamento è anche il modo negativo di porsi o comunque quell'atteggiamento abbastanza forte. Con i compagni e anche con gli atteggiamenti. Ma secondo me ha inciso parecchio, perché i compagni ti possono... Io mi ricordo sempre l'esempio che citò una volta Marcello Lippi, quindi non l'ultimo arrivato. Quando era a Cesena c'era il Condor Agostini e un po' si dava delle arie, un po' voleva sempre la palla, voleva faticare meno degli altri...
E lui fece capire alla squadra che comunque senza i gol di Agostini il Cesena non si salvava. Quindi i compagni ti sopportano quegli atteggiamenti di Balotelli se te sei decisivo in campo. È 94. Ma se fai un Balotelli hai quegli atteggiamenti e non fai nemmeno risultati, duri po', ti mollano. Ecco perché i juventini hanno mollato Higuain, hai capito? Per questo fondamentalmente, no Enrico? Budo boom. Questa dove l'hai tirata? Da quale non l'hai tirata fuori? Era una conclusione diretta dalle parole di Michele Tossani, perché mi pare che l'infortunio al polpaccio, l'affaticamento muscolare, quell'ostrica che è, no, l'infortunio al polpaccio di Ibrahimovic. Mi sembra un azzardo paragonare Higuain a Balotelli. No, mi riferivo al fatto che il gruppo t'ha mollato. Ma non credo che sia così. No, finché rimane alla Juve è un giocatore della Juve e il gruppo non lo molla. Questa è una dichiarazione proprio di fede fino in fondo, non c'è assolutamente modo di venire meno a questo punto di vista. Michele, prego Stefano. Possiamo tutto quello che ti pare. Due secondi per assicurare il nostro emisfero di raccontare qual è la situazione oggi di questo stramaledettissimo Covid, tanto per dire che in Toscana abbiamo al giorno d'oggi 5 casi in più, sì. Con, se ho letto bene, 5 decessi in più, laddove i casi totali di incremento in Italia sono 270, di cui 142 al solito, purtroppo lassù in Lombardia. I morti sono saliti a 33.846, guariti 165.000, i positivi sono 35.900, in isolamento domiciliare 30.600, terapia intensiva in diminuzione ma 110 in Lombardia per 293 totali, i con sintomi sono 5.000 pari, per cui diciamo che sta andando bene tutto in Italia, tranne purtroppo che nel triangolo iper maledetto della Lombardia. Anche loro, come tutte le altre regioni italiane, hanno quel famoso indice RT, mi pare che si dica, sotto 1, per cui la pandemia non è ancora passata, ma si sta esaurendo, anche se ci sono piccoli focolai abbastanza facilmente identificabili. Ad esempio, oggi a Roma hanno isolato una clinica privata perché su 30 pazienti, 32 erano positivi, 2 erano operatori. Finché non si va per l'esame non si sa dove si va a casa. Assolutamente così. Dicevo, Michele, stasera Gabriele Caldierone è il tuo interlocutore privilegiato, perché dopo averti toccato il tempo sui giorni di riposo è andato anche a vedere, in questo caso non per la Fiorentina ma per la volata a scudetto, l'aiuto che l'orario potrebbe dare alle squadre, perché ci hanno fatto una capa così. Ma alle 5 non si può giocare perché fa un caldo esagerato, oggi c'erano neanche 20 gradi quindi si poteva stare bene, però alle 7 e mezza sì, alle 21:45 altrettanto. Sempre dalla banca dati inappuntabile e inoppugnabile, perché è Cassazione, di Football Data, dici che Gabriele Caldieron? Sì, anche lì ci siamo divertiti sugli orari. Ecco la grafica che aiuta, perché partiamo anche dalla dichiarazione prima tra le righe di Michele, che ha detto il caldo sarà un fattore. E allora eccolo qua il caldo, orario equo ma non troppo. La Juventus nei tre orari che sono stati stilati giocherà una gara con il Torino alle 17:15 in casa, il derby della Mole, alle 19:30 va ad Udine, le 8 gare rimanenti alle 21:45, come vedete, Bologna, Lecce, Genoa, Milan, Atalanta, Sassuolo, Lazio e Roma, in maiuscolo le gare disputate in casa. Via via tutte le altre, con la Lazio che ha circa lo stesso ha una gara in più alle 19:30. Perfetto. Quindi 7 gare, una in meno alle, esatto, 21:45. E l'Inter uguale. Stessa cosa della Lazio. Allora, diciamo, quindi anche, una cosa, anche dal punto di vista dell'orario è la Juventus che è stata favorita, perché ha una partita, insomma, in più al fresco. A me sembra. Poi un'altra cosa, chiaro, sono 10 le partite, lo diciamo per precisazione, perché due, ovvero la terzultima e la penultima, ancora sono orari da definire. Ma lì si arriverà, quindi, che è già tutto deciso. Se, no, anche questo. Poi se la riguardiamo un attimino solo, volentieri, sugli spostamenti, visto che incideranno anche con i giorni di riposo, ad esempio. E ci sono delle trasferte magari che sono un pochino più impegnative e che richiedono più tempo per tornare a casa, no? Quindi anche quello, l'orario può incidere. Insomma, questo è il calendario. La Juve gioca 8 volte al fresco, una volta al caldo in casa a Torino,
e una volta alle 19.30 ad Udine, che è lì a un tiro di schioppo. Come Enrico e poi Michele. Ho visto che Enrico sorrideva mentre facevamo le considerazioni. No, sì, a me, con tutto il rispetto per queste tabelle redatte da Gabriele, da Tiberio Fossi, devo dire, mi fanno veramente sorridere, dai, nonna. Però, vedi... Sinceramente non trovo un motivo di... non credo che le abbia stilate la Juve, non credo che la Juve sia intervenuta nella scelta degli orari. Hai ragione. Probabilmente gli incastri, siccome io sono stato responsabile di campionate a squadre nel campo del tennis, ma erano sempre giochi a squadre, so che si deve veramente battere la testa per riuscire a accontentare tu, e non si accontenta mai, qualcuno esce sempre svantaggiato. In questo caso non credo che ci però sia però la Juve svantaggiata mai se vuole far intendere. Sì, questa è ragionissima, però giustamente le conclusioni di queste tabelle redatte in modo molto asettico fanno sempre una conclusione: al posto più vantaggioso ci finisce sempre la Juventus. Sarà un caso, non voglio mica dir male. È un caso. Figurati. È un dato di fatto. Non c'è niente di... Ma tu sai, Giorgio, che gli volevano assegnare lo scudetto a tavolino solo perché Agnelli ha detto no. Non lo vuole, perché sennò era già tutto finito. Se no era già finito tutto. Vecchia volpe. Michi, è più importante sicuramente la quantità di giorni che si riposano che non dell'orario. Sbaglio? Io sono un neofita di queste cose. No, ma sì, io sono d'accordo. Cioè, è più importante la quantità dei giorni che hai a disposizione e la qualità. In questo senso i calendari delle tre big mi sembrano più o meno, dal punto di vista dell'orario, ho guardato un'occhiata veloce, mi sembravano piuttosto equilibrate. Il grosso problema sarà quando ci saranno quelle trasferte lunghe tipo a Cagliari o a Lecce alle 21.45, perché lì la partita la finisci alle 11.30 e non dormi, la sera non dormi. Allora, restiamo con queste, tanto per fare bingo con le lezioni di Michele Tossani, se ci ridai la tabella. Allora, la Juventus viaggia tardi, a Bologna no, è vicino, a Genova è vicino, a Milano è vicino, e Reggio Emilia è vicino, a Sassuolo è vicino. Solamente con Lecce. In casa ha Lecce, Lazio e Roma, quindi difficoltà di movimento zero. Non ne ha. Zero. La Lazio deve andare a Bergamo. Poi a Udine, a Torino, sì. A Napoli. Udine e Roma non è così vicino. E Napoli invece, ma sì, un pochino meno. L'Inter va a Parma, che è vicino, Verona, che è vicino, Ferrara, che è vicino, Roma e Atalanta. Boh, tutto sommato, però la Lazio è la più, seguendo l'analisi del si torna tardi, come? Sta meglio l'Inter, bravo, la Juve, uno alla Lazio. Corretto. Però la Juventus gioca una volta in più al fresco. E anche qui mi domando e dico, come mai in tre mesi questo non sono riusciti a... Questo te lo posso spiegare, molto semplice. Esatto, solo ed esclusivamente questo. Sono le televisioni che scelgono le squadre che fanno più appeal, che hanno più appeal, che muovono più tifosi, che fanno vedere probabilmente anche, e sono in lotta per qualche cosa, è chiaro che le metti tardi. Quindi lei, dottor questo Micheletti, mi dice che l'Inter... Siamo clienti. Perfetto, e che l'Inter comunque in viene considerata inferiore. Assolutamente sì. Bene, in questo momento non è la Juve. Io fossi Antonio Conte, che sicuramente ci segue, lo so, in streaming, figurati, su Facebook. Come? È lì. Sì. Io sono convinto che anche questa cosa gli fa storcere un po' la bocca. No, ma perché è così. Di fatto non è lineare, né i giorni di recupero, né gli orari. Allora, questo è un dato di fatto. Io c'ho... 4,50 euro, sì. Domani lunedì mattina vuoi betting? E che fai? Scelgo la tariffa su cui giocarmi, che il campionato inizia ma non finisce. Anche tu sei uno di questi qui. Sono le ore 22:15 del giorno 6 giugno 2020. Anno del signor Domini 2020. Stefano Ballerini ha così parlato. Testè parla. Ma perché dici che non finisce? Perché non sono convinto della rettitudine di tutte le società nel comunicare chi si piglia il Covid, chi sbarella, chi non si attiene a questo punto di vista normative. La Procura federale dice che si esclude dalla Serie A chi non sta Lo voglio vedere, sono dichiarazioni parvenue.
Eccoci. Vieni, Stefano, vieni. Beh, sì, state facendo proseliti voi due. Il vostro partito aumenta. Vai, Greta. Michele, ti chiedono la top 5 di chi ha sprecato il proprio talento e se ci sono alcuni giocatori della Fiorentina. Ah, il primo posto, numero 1, Flahi. Ecco. Okay. Ragazzi, Flahi. 5, top 5. Il numero uno, Flahi, è uno dei primi. Flahi, quando era la Fiorentina nella primavera, era forte come Del Piero. Si giocarono anche una finale del Viareggio. Entrò esordì una delle prime partite, se non la prima, col Brescia, fece quella scucchiaiata per Batistuta. Sì, poi ha fatto una buona carriera, ma era un giocatore a livello di Del Piero quando giocava nella primavera. E numero poi, due. Purtroppo non ha reso le aspettative. Due secondo non me non per Gascon. Forza della Fiorentina, sì? In generale chi è il due? Due secondo me Gascoigne. Perché Gascoigne era un giocatore che poteva, non dico arrivare ai livelli di Maradona, ma quasi, e invece matto come un cavallo si è sprecato. Tre. Poi gli altri un po' ci devo pensare, mi viene in mente Chiorri della Cremonese, insomma ce ne sono stati diversi, però i primi due che mi vengono in mente sono Flacchi e Gascoigne. È un nome attuale invece? Bernardeschi, se vale tutto. Attuale? Balotelli. Che secondo me non è però, come ho detto prima, non è a quel livello lì. Dici un nome... Non so, ora qui si parla secondo me di giocatori che potevano avere una grandissima carriera. Ah, ecco, terzo nome, mi ero scordato. Forse ancora prima di Gascoigne, Cassano. Ragazzi, bravo, sì. Te ne dico Cassano altro. Era come Baggio, Michi, Cassano era un Baggio con il fisico. Michi, ti faccio... E con le ginocchia. Ti faccio ricordare uno che ha vestito la maglia viola, Adriano. Sì, anche Adriano, è vero, anche Adriano. Sicuramente, anche Adriano, purtroppo lì c'è stato anche il problema che lui, quando è arrivato in Europa, ha cominciato a entrare nel grande giro, ha perso il padre, e questo è voluto dire tanto, purtroppo, anche rispetto a dove veniva, dalle zone dove veniva. Ma com'è che in tutta in questo florilegio di nomi non ve ne viene mai in mente uno che abbia vestito la maglia juventina? È un mistero, non riesco a capire come mai veramente la mente fervida di Miccoli nella Juve parlare di Miccoli nella Juve è come dire che Enrico Rocitano vince il torneo di spada, è uguale. Tanti anni forse fa Peggiorin. Diego? No, te lo ricordi, no. Diego? Diego nella Juve non è andato benissimo, ma Diego è un signor giocatore. Bah. Ballerini ha detto Bernardeschi. Ha sprecato un po', Diego. Enrico, ma non era... Bernardeschi, secondo me, ragazzi, Cassano, Gascoigne, Flahi, Cassano era come Baggio, aveva gli stessi piedi di Baggio con le ginocchia, però in più aveva due ginocchia. Sì. Bernardeschi non è a questi livelli. Enrico, c'è uno juventino che ti ha deluso, che dal quale oggettivamente potevi... non che sia rimasto... Sempre... Ce ne sono, diversi, ma sì. Per quanto posso ricordare io, tutti. Alenikov e Zavarov. Zavarov, che era venuto come uno dei migliori giocatori al mondo, se n'è andato come uno dei peggiori giocatori d'Italia. Jan Rush. Jan Rush. Anche gli ultimi due. Gli ultimi due di quest'anno, il francese, come si chiama? Io pongo, Pongo. A che? Che succede? Io pongo qui. Dobbiamo fare una sorta di revisionismo storico, perché Rush fece 9 gol, che non erano pochi a quell'epoca, e fu decisivo nello spareggio UEFA col Torino, quindi non andò così male come l'hanno dipinto. Beh, un po' ogni Vabbè, tanto rimettiamo a posto della Juve mi viene... fatemi sentire Rino, fatemi sentire Amauri. Enrico, sei uno dei pochi, credo che si ricordi che Amauri ha vestito la maglia della Juventus, credo che se lo siano dimenticati anche a Torino. Un altro che hanno pagato tanto era Martinez, quello del Catania, l'hanno pagato tanto e lì ha reso 0. Felipe Melo, 25 milioni, ha reso poco.
e Thierry Henry se lo sono fatti scappare. Ma ragazzi, ma vi rendete conto che state mescolando? Vai Enrico. Il sacro e profanissimo. Cioè Felipe Melo. Credo che credo ce ne sono stati diversi che hanno reso meno di quanto ci si aspettava la Juve. Io credo però l'unico vero campione, campionissimo, che poi ha dimostrato da altre parti che poteva dare di più anche alla Juve è stato Michelino Laudrup. Michi, Enrico? Chissà che non ho capito il... Laudrup! Laudrup! Laudrup, no, no, sì. Comunque anche nella Juve non ha fatto malissimo. Si è lanciato nella Juve per andare poi a fare... L'esperienza l'ha fatta la Juve, quindi no, non ha giocato malissimo nella Juve. Non ho un ricordo... Poi ci sono stati tutte le varie lavatrici, Paulsen, tutta quella... che non servono assolutamente niente, ma non sono... Ma non si possono... Secondo me, quando uno fa una considerazione di questo tipo... Ecco, innanzitutto non erano campioni. Secondo, non erano juventini, cioè sono stati... Poco, meteorine addirittura, meteorine nel vero senso della parola. Greta. Dicono Harrington fu scartato dalla Chi? Juventus. Harrington fu scartato dalla Juventus e per fortuna venne a Firenze. Io non ho meno. Carrison. Sì, buonanotte. Può darsi. Non... E vogliono sapere da Rossitano la classifica dei marcatori. Chi vince? Ronaldo il primo. Cristiano il secondo, Cristiano Ronaldo terzo. No, Immobile, non c'è la classifica dei marcatori è già definita. Vince Immobile con Ronaldo al secondo posto. Sei così sicuro che la Lazio continuerà a segnare con la stessa facilità con cui segnava prima? Se continua ad avere i rigori che ha avuto, sicuramente. Continuerà a seguire i rigori. Mi vorrebbe dire che la Lazio viene aiutata e la Juventus invece bastonata. No, ha detto questo. Ha detto che la Lazio ha più rigori della Juve, no? Mi sembra ha più rigore di tutti. Perché entrare di rigore di continuo? È la somma delle altre quattro squadre che la seguono. Perché entra in area di rigore di continuo. Ma io, diciamo così, si sono visti comunque i rigori dati alla Lazio. Michele, secondo te Ribéry a che punto è? A metà di guado. Si è riposato finora, quindi spero sia recuperabile. Cioè, è stato fermo per 3 mesi. È vero che è un giocatore che è arrivato in Italia perché era a fine corsa in Europa, in campionati più impegnativi, in Germania dove si corre non giocava più. L'ultimo anno fece una media di 49 minuti a partita. Però, insomma, giocando a 40 gradi, 100% di umidità, nel campionato italiano, con 3 mesi che si è riposato, io spero che sia in forma, se no comincerei a preoccuparmi seriamente. Farà la differenza? Ha dimostrato che in un campionato come quello italiano può ancora fare la differenza. In una squadra come la Fiorentina? Sì, assolutamente. Cioè, ha dimostrato, come altri scarti di altri campionati, vari Lukaku, Smalling, eccetera, che in un campionato di seconda categoria come quello italiano possono fare ancora la differenza. Enrico, sei d'accordo su questa affermazione tranchant di Michele, che ha sempre sostenuto che quelli che da noi fanno la differenza sono scarti di altri campionati? L'ha sempre sostenuto. Sono parzialmente d'accordo. Io penso che Ribéry è un campione, aveva solo bisogno di ulteriori stimoli, di trovare stimoli che al Bayern ormai erano cessati, non giocava anche perché è stato infortunato diverse volte, è venuto a Firenze, ha fatto la differenza finché non si è infortunato. Purtroppo gli infortuni ormai sono anche dettati dall'età che ha. Bene, l'ultimo blocco di pubblicità, è in questo blocco che devi raccomandare l'attenzione alla visione. Guardatene bene una. Via! La vita
vita è fatta a scale, chi le scende e chi le buona questa. Ehi Sammy, vuoi rovinare il tuo bel capo? Domenica 22:45 Toscana TV. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Tutto mi sembrava diverso. Mi sentivo di cattivo umore. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Anche quest'anno, ricordati, puoi aiutare ad aiutare senza spendere nulla, donando il 5 per 1000 delle tue imposte a sostegno dei progetti di Anteas, Associazione Nazionale Tutela Età Attive per la Solidarietà. In Toscana sostieni Anteas, riportando sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'Anteas Toscana. Incorniciate dalle bellezze naturali dell'Isola d'Elba, immersi nella campagna elbana, a pochi passi dalla spiaggia di Maria Campo, appartamenti dai balleri. Arredati con cura. Di ogni comfort. Indimenticabile. Appartamenti dai balleri. www.casevacanzadaiballeri.com. Anche in questo tempo di pandemia, le misericordie della Toscana sono ovunque accanto a te. Sostienile. Dona il tuo 5 per 1000 alla misericordia più vicina a te. Ovunque accanto a te. Misericordie Toscane, ovunque accanto a te. Anche in questo momento siamo pronti ad ascoltarti. Tecnici audiometristi al tuo fianco. Campagna informativa a cura di Coordinamento Regionale Toscano, Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle professioni sanitarie e tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Anche quest'anno, ricordati, puoi aiutare ad aiutare senza spendere nulla, donando il 5 per 1000 delle tue imposte a sostegno dei progetti di Anteas, Associazione Nazionale Tutela Età Attive per la Solidarietà. In Toscana sostieni Anteas, riportando sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'Anteas Toscana. Ultima tranche di trasmissione, la apriamo con un paio di domande da casa. Sì, no, vorrei prima leggervi questa affermazione. Ragazzi, si dice Juventus, non Juve, perché Juve è un vezzeggiativo, ecco. E mi sembra il caso. Mi sembra, Enrico. Enrico? Come dicevamo prima, una dimostrazione di cattiveria sportiva esagerata. Sembra quasi, sembra quasi uscita dalla testa di Sonia Anichini.
Lasciatelo dire solo a noi, voi chiamatela come volete. Ecco, Bragg, questa è una risposta da maestro. Una risposta da maestro. Ti ha risposto indemivole. No, è un dritto passante da fondo campo che non lascia spazio. Mi piaceva quella di... In più chiedono, il nome di Nainggolan alla Fiorentina vi piacerebbe? Stefano? Potrebbe essere un valore aggiunto, assolutamente, ma temo che vada da qualche altra parte. Chiesa rimane o non rimane? L'avete già accennato, però secondo voi rimane o no? Dipende da cosa Federico farà in queste 12 partite. Né più e né meno. Tu credi se torna il vero Ribéry, se i punti tra Brescia e Lazio, non danno ragione proprio a Ballerini, perché vinceremo sicuramente contro la Lazio. Ale. Già 6 punti nelle prime due giornate. Con 6 punti hai già chiuso l'argomento salvezza. Allora, se fai 6 punti ne fai 9, perché poi batti anche il Sassuolo e facendo 9 punti finito, chiudi quella pratica. Tiri giù il bandone. Se poi vogliamo andare a dire, confermiamo... C'è chi farebbe dei titoli Speranza Europa. Non diciamo queste cose. Siamo su quello che abbiamo. Qui abbiamo detto... La gente diventa scema. Qui abbiamo detto che ci siamo attestati su quella famosa media totale dai 18, 19, 20 punti. Se fai 13 punti... Qualcuno ha buttato il sasso anche oltre. Qualcuno addirittura anche al di sotto. Se fai 13 punti c'è da mettere un cero alla Madonna del Sasso. A 2 passi a Santa Brigia, venite, vi aspetto e vi porto io. Vabbè. Capito Michele? Qui si va dai 24 ai 13, c'è un range di 11 punti che balla. È un forchettone, non è una forchetta. Tenuto conto, spero di sbagliare, tenuto conto del ritmo degli orari, del calendario, del clima, dei viaggi, dell'algoritmo, di tutto? Dell'algoritmo e anche del fatto che molte squadre, secondo me, il campionato l'hanno già finito. Io sono curioso di vedere quanti pareggi ci saranno. Allora, te la butto lì. Nelle prime 2 giornate di campionato sono 10 partite a giornata, sì, giusto? Sì. Sì. Nelle prime 2 giornate di campionato su 20 partite, 12 in pareggio. Saranno contenti. Magari con gol. Magari con gol, però 12 in pareggio. 12 partite, 12 0-0, le televisioni tanta paura. Si sparano subito un colpo alla Ma tanta paura, anche perché devi ritrovare comunque il ritmo, devi comunque ritrovare l'abitudine. Si fa una schedina? In Germania vanno con delle medie fantasmagoriche a partita. Come Michi? Sono d'accordo con te, Giorgio, per quanto riguarda che le televisioni che si sono autocolpite, credo lo abbiano già fatto quando gli hanno detto che dovevano pagare perché il campionato riprendeva. 12 pareggi su 20, di cui andar bene 2, Fiorentina-Brescia e Lazio-Fiorentina. 0-0. Tutte e due, No, Fiorentina-Brescia, no, Fiorentina-Brescia vinci. Ah, e te pensi di non prendere gol con la Lazio, eh? Secondo me sì. Ma lei è un uomo ottimista. No, sì? Non credo. Ricordiamoci che si parte sempre con un rigorino, eh? Già, sì. Già, è vero, è già. Però, secondo me in trasferta la Fiorentina alla Lazio può far male. Non lo so. Perché che gioca a catenaccio e contropiede. No, per questo io dico, secondo me non gioca Ribéry col Brescia, ma Ribéry con la Per questo io ho detto Fiorentina-Brescia 0-0, perché quando sei costretto a fare gioco 0, ma non ti interessa fare gioco contro il Brescia. Contro il Brescia ti interessa ricominciare a giocare e come si dice una volta, muovere la classifica. Che ti frega? Ma prima tutti, vittoria, quella. L'ho detto io, pareggio. Parti dal pareggio per andare alla vittoria, ma non è che vai giù per vincere a tutti i costi. Ti faccio la tessera del mio partito, No. Assolutamente, io non prendo mai testa. Volevo coinvolgervi, se il Papi è bravo a tirar giù quelle 3-4 fotografie che gli ho mandato, perché vorrei provare a vedere se per levarmi il problema del terreno di Campi di adesso, fare uno scambio con i terreni di Viale Allende potesse mettere la Fiorentina in totale vantaggio sull'ultimo tentativo di sgambetto o di bastone in mezzo alle ruote operate da Nardella Renzi. Cioè tu in pratica hai delle mandato le foto dei terreni dei due pratoni di eccoli qui dietro, eccoli qua. Questo quanti, è il primo. Quanti metri quadri sono? Lo sai? Quanti ettari? Non lo so, devo informarmi. Lunedì chiamo così a occhio sono pochi. Non lo so, ora non per quello intendo... che vuol, così a occhio, per quello che vuol fare. Per quello che vuol fare, a parte il fatto che c'è la rete elettrica, è impossibile proporre questo tipo questo di situazione. Questa parte qui
Boh, non lo so, beh, vabbè. È troppo vicino alla rete elettrica, vedremo, però vedremo, a occhio mi sembrano pochini per quello che voglio fare. Comunque. Commesso, 36 ettari a campi, eh? Sì, esatto, sì. Lì mi sembrano non ne ho idea di quanti ettari. Mi sembrano un po' meno. Vabbè. Ma non è che quello è il giardino di casa Ballerini? Non lo so, non credo. È un'idea come tante altre. Ma corretto. È solamente per permettere ai Della Valle di... Ma ti piacerebbe? Ci siamo! Per permettere al Rocco Commisso di smarcarsi e fare le sue cose in una certa maniera, senza subire. Lo disse Mike, buongiorno signora Longari, lei è caduta su qualche cosa, noi diciamo Della Valle. Giovanni Galli che propone le cascine? Dipende poi che fine fa il capitolo Trotto Galoppo nel... Guarda, mi dai un assist? Nell'economia dello sport italiano. Se l'ippica e il trotto finisce... No, già ripartita. Allora, il trotto è già ripartito. Sì. Te lo dico per certo perché peraltro ci segue da Napoli Raffaele Paloma, che è un driver tifosissimo di Fiorentina, che ha sulla sua giubba il giglio della Fiorentina. Trionfo. Quindi un trionfo. Vedi, queste sono quelle dietro le notizie che fantastico. È interessante. Però alle cascine, il vecchio ippodromo delle Molina, che è in uno stato nefasto, quindi sì, è in però il decadimento... incastrato dentro... No, però io sto dicendo, per una città come Firenze e per un parco come le Cascine, che è stato comunque riqualificato con l'ippodromo nuovo del Visarno, con i Firenze Rocks che hanno fatto quest'estate, è veramente, veramente, veramente un peccato vedere uno stato in decadimento così. Quindi speriamo che venga ricostruito o comunque abbattuto, ma va risolta la situazione. C'erano delle foto che giravano virali pochi giorni fa... e mi è pianto il cuore perché insomma io credo che anche un simbolo come le Molina di Firenze, della storia dello sport fiorentino, sì, merita. È troppo stretto in quel contesto di quel lato destro andando verso le Cascine, dove lì o metti a posto le Molina, non ci puoi però costruire nient'altro. No, vabbè, insomma, che risolvano la situazione, è veramente brutto. Luciano Tempoli vi chiede se la Fiorentina riuscirà a raggiungere una zona Europa. Michele Tossani e Rocitano, che ne pensate? No. No. Enrico, era anche per te, eh? Riuscirà a raggiungerla in questo campionato? Sì, sì. Sì, sì. No. In queste giornate. Assolutamente no. Però se fa filotto. In più ricordate Kurt Amrin, scartato dalla Juventus, dei talenti. Però non ha fatto una carriera deludente Kurt Amrin, anzi tutt'altro. No, non ha assolutamente sprecato niente del suo talento. Gabriele, questa tabella del riposo è stata fatta seguendo l'algoritmo politico o in caso? No, nessun algoritmo. Questa è statistica settica, sommateli se volete i giorni di riposo. Qui non si fa né politica né algoritmi. Sono si dati conta... oggettivamente inattaccabili. E poi... condivisibili o meno, usabili in un modo piuttosto che in un, ma sono oggettivamente inattaccabili. Diciamo che ci potrebbe andare a vedere poi la notizia che vuole, l'interpretazione certo. Vuole, ed è anche certo. Un divertimento per noi andare a far questo. Però la statistica asettica dice quello, delle squadre che non devono recuperare partite, grazie Massimo Papi, sei un fenomeno, è la Juventus con 23 giorni la favorita rispetto a tutto il battaglione. E ma mi viene, poi dopo. Mi viene da dire... fare una piccolissima puntualizzazione, è giusto che il Cagliari ne usufruisca di più perché una volta ogni due piglia l'aereo, va e torna e pensa che questa tua e di ore in aereo tra dai e vai ne perde parecchie. E per pensa cui... che sarà la squadra maggiormente indiziata di retrocessione, pensa te. Io credo di no. Io credo siano quelle quattro di cui due ormai hanno già dato la Io rimango convinto che una che rischia veramente grosso è il Torino. Secondo me, se si continuava a giocare veniva sicuramente inghiottito. Sicuramente. Ma secondo me non hanno ancora risolto i loro problemi. Michele, prego. No, io sono d'accordo con Gabriele, lo dicevamo anche prima. Il Torino, bisogna vedere come è uscita da questa situazione. Paradossalmente la pausa forzata potrebbe avergli fatto bene perché aveva preso una china discendente... 7, 8, 9 partite di seguito. Volevo poi aggiungere che il calcio non finisce mai di sorprendere, tutte le volte ce n'è una nuova, ma quando è stato prodotto l'algoritmo, io penso si siano toccati dei vertici mai raggiunti nella storia del calcio, diciamo. Cioè, volete decidere un campionato con un algoritmo? E sai, ognuno produce il vino che arriva dalla sua vigna, dipende da che tipo di uva porti di lì e poi ti esce il prodotto che ti esce. Ma in Vino Veritas no? No, non sei. Enrico?
Io credo che chi ha paura di retrocedere, è il Torino in questo caso, sia sì. proprio Cairo. Sì, sì. Non per nulla è stato il primo a presentare quella richiesta di non retrocessione. Enrico, sei anche tu di quelli che dicono che lo sviluppo del campionato passa dalla Coppa Italia? Mi spiego, se la Juve vince la Coppa Italia, poi non ce n'è più per nessuno dopo due giornate, è già tutto chiuso, tutto definito. Se per caso invece la Coppa Italia dovesse finire nelle mani dell'Inter, mi riferisco soltanto a Juve-Inter perché Milan e Napoli L'Inter sono un po' lontani. L'Inter non va mai in finale Coppa Italia, ma nemmeno se si prova. Ma non è mai stata allenata da Antonio Conte. Sì, lo so, ma allora non perdevi in casa con il Napoli, faccia capire. Cioè. Era un momento diverso di stagione, secondo me, però anche questa considerazione è giusta. Però, Enrico, se per caso l'Inter vincesse la Coppa Italia, secondo te diventa noiosa per la Juve? No, direi di no, perché per la Juve è un semplice obiettivo che si perde e via, ma il campionato rimane la parte. No, diventa noiosa l'Inter, dico. Se l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia, ha uno sprint diverso sul campionato? Questo è un sogno che tu credo ti debba levare un po' dalla testa, perché ha ragione. Non si vince la Coppa Italia. È già difficile che superi lo scoglio Napoli. Zero titoli! Si ferma l'altro scoglio della finale, quindi questo levatelo alla testa. Va bene, quindi Antonio Conte zero titoli quest'anno? Credo proprio di sì. E quindi tu cambi opinione su Conte? Io non ho mai avuto una bella opinione di Antonio Conte. Non ho detto che cambi la bella in brutta, cambi opinione, lo valuti meno. Ma meno di quello che lo valuto, mi sembra che sia già... È già bassa la valutazione da parte mia. Ho capito. Solo perché è andato a allenare l'Inter, ovviamente, si è abbassata la valutazione, no? No. Era una chance. Per i comportamenti avuti con la Juve. Eccoci. Ah, sei ancora fermo a quella era memoria. Era una chance, storica. Non l'ha sfruttata. Io mi fermo là. Per vari motivi. Dicevi, Enrico, scusa? No, io mi fermo là a quel famoso terzo scudetto. Sì, è dura spostare questi signori da queste realtà. I prescritti, cartonati, tutte quelle cose lì. Come? Vabbè, andiamo avanti. Non ho capito l'ultima parola. Ma l'hanno capito a casa. Non ho capito l'ultima parola. Signori, stiamo per chiudere anche questa puntata del sabato. È l'ultima di questa tipologia di trasmissione perché dalla prossima settimana il pallone ritorna finalmente a rotolare. Sabato prossimo vi racconteremo ad esempio Napoli-Inter, mentre venerdì ci sarà Juventus-Milan. Piccola parentesi, tu che ti lamenti dall'inizio della trasmissione perché il calcio non riesce a trovare una soluzione, tu guarda come è stato presuntuoso il calcio che ha detto di sì al governo per anticipare la Coppa Italia per accontentare la RAI, ha detto di sì a tutto il resto, ma nel giro di zero secondi ha fatto cambiare un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che impediva le manifestazioni sportive fino al 14 di giugno, addirittura li hanno fatti giocare due giorni prima, senza andare con questa proposta. È chiara questa squadra? Non lo so, va bene così. E Stefano Ballerini, grazie, buona stagione, abbiamo visto il tuo bellissimo resort. Grazie, vi aspettiamo. All'Isola d'Elba. A presto, alla prossima. Ci organizzeremo via Skype. Il prossimo giro luscio. Ci organizzeremo via Skype. Vedremo di fare un collegamento dalle tribune del Carburo di Portoferrato. Che meraviglia, Carburo come Negri. Carburo Negri, ex portiere, meraviglioso. Grazie a Gabriele Calderon, ci vediamo invece ancora sabato prossimo. Ci vediamo sabato, buona Greta a tutti. Beccaglia, ci vediamo domani sera. Grazie a Michele Tossani, la gabbia di Orico.com. Ciao Michi. Ciao, alla prossima. Grazie a Enrico Rocitano, alla prossima. Enrico, sei già convocato per le prime partite di campionato, sappilo, siamo già in odore di convocazione. Non vedo l'ora. Grazie a Bob e grazie a Massimo Papi che ci hanno sopportato e supportato questa sera. Sigla, non perdetevi il film che segue. Noi ci vediamo domani sera, 20:45.
fatta scale, chi le scende e chi le sale. Buona questa. Ehi, Sammy, vuoi rovinare il tuo bel caffè? Domenica, 22.45, Toscana TV. Zanzare? No, grazie. Con Frizzanza ti liberi subito delle zanzare. Info su frizzanza.it. Chi poteva immaginarsi un'emergenza di questo tipo che rimettesse in discussione le nostre